L'universo green si incontra a Fiera Milano City, al via My Plant, 45.000 metri quadrati dedicati al green, alla sostenibilità e a rendere le nostre città più verdi. Ebbene sì, siamo con Valeria Randazzo, lei è la signora My Plant. Buongiorno, sì, mi chiamo la signora My Plant. Oggi ho anche un'installazione particolare su di me, quindi ne sono orgogliosa. Ecco Valeria, intanto complimenti, una mostra bellissima, sappiamo che ci sono tantissimi espositori. Assolutamente, noi abbiamo a che fare con più di 655 espositori che presentano le novità del settore che è sempre più green, per cui siamo veramente nel cuore dell'innovazione anche tecnologica per il mondo della floricoltura, e questo è fondamentale perché è fondamentale la nuova tecnologia per il risparmio energetico, come diceva prima, risparmio idrico e nuovi metodi. Ne parlavo proprio poco fa con un espositore, quanto è importante la ricerca sull'innovazione per migliorare la produzione e risparmiare ovviamente nell'aspetto produttivo. E grandissime eccellenze italiane, abbiamo visto le nostre, oltre le piante ornamentali, delle piante bellissime, orgoglio dell'Italia e del Sud Italia soprattutto. Orgoglio dell'Italia, veramente la produzione italiana veramente ricercatissima. Abbiamo in visita delegazioni buyer da tutto il mondo, possiamo dire che quest'anno veramente abbiamo presenze da tutti i 5 continenti e vengono a comprare il prodotto italiano, a cercare comunque le novità della produzione che sono fondamentali, e qui c'è ricerca, innovazione, colore, perché comunque è anche una fiera ovviamente bella, colorata, perché il fiore simbolo di immagine di piacevolezza, e credo che ci sia veramente tutto a 360 gradi sul settore della floricoltura, della decorazione e del paesaggio. E vi raccomando, non mancate, perché credetemi, ne vale veramente la pena, non solo alle persone del settore ma direi per tutti. All'anno prossimo, 21-23 febbraio 2024. E dopo aver imparato i 1000 segreti per rendere le nostre città più vivibili e più green, darò Fiera Milano e tutto Andrea Evans per TG Evans.